tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video. Siamo sul Sange, uscitina infrasettimanale, e vi parlo un pochino del Lima Delta, casco d'enduro. Allora, il Delta è un casco da enduro della Limar, che è già leader nel prodotto caschi per quanto riguarda il ciclismo su strada, gravel eccetera, e da qualche anno si è buttata anche sui caschi da enduro, cui uscirà anche un integrale da gara. Questo in realtà è quello aperto, fanno anche il Pora e il Tonale, sono caschi molto simili, questo è quello un pochino più enduristico. A livello di protezione sono molto simili, quello che vedo un pochino più all mountain è in realtà il Pora, tutti comunque un'ottima protezione, soprattutto sono veramente leggerissimi. Volevo parlarvi un pochino, più che farvi una panoramica sulle specifiche, volevo parlare un pochino di che cosa dovrebbe avere sicuramente un casco da enduro. Quindi quando andate a fare un acquisto in qualsiasi marca, date un occhio soprattutto che abbiano questi particolari, ovvero il frontalino, che in questo caso è regolabile in 3 posizioni e non si muove durante la pedalata. La protezione sulle tempie, come vedete, è sagomato, di modo che le tempie siano un pochino più protette rispetto a qualsiasi altro casco da mountain bike, e sicuramente la protezione sulla nuca, che deve essere abbastanza estesa. La cosa sicuramente che deve avere, ma ormai tutti i caschi hanno, è la regolazione micrometrica, la potete vedere qua dietro con questa rotellina rossa, ce l'hanno quasi tutti i caschi. Sicuramente l'imbottitura removibile e lavabile, in questo caso non abbiamo la chiusura magnetica, ma per un casco del genere può essere superfluo, diciamo. Io la apprezzo veramente tanto, tant'è che sul casco integrale, che per adesso uso Fox, il Pro Frame, ce l'ha, e per me è una gran cosa, dovrebbero ormai farla tutti, anche i caschi aperti da enduro al mountain. In questo caso non c'è, però è più che altro è una comodità, più che una sicurezza o un qualcosa in più. Quindi queste sono le caratteristiche che dovrebbero avere i caschi da enduro, quindi quelli un pochino più votati alla discesa, comunque sia all'all mountain eccetera, quindi qualche grado di protezione in più. Io, come vedete, sempre colori abbastanza sobri per i caschi, non amo colori troppo sgargianti, però sul loro sito veramente ne trovate di ogni colorazione. Adesso facciamo qualche discesina e vi parlo un pochino, crescendo, delle impressioni, in realtà, che ho già avuto perché lo sto usando da un mesetto, del Limar Delta. Allora ragazzi, come detto nel piccolo intro dove vi descrivevo il casco, il Delta, questo è un casco d'enduro. Come vi dicevo, quello da guardare quando si compra un casco d'enduro è la capacità protettiva e sicuramente la stabilità. Non vi si deve muovere in testa, perché se sullo scassato eccetera comincia a muoversi il casco, quindi sicuramente che abbia un buon sistema di chiusura micrometrica, quella classica rotella che avete posto praticamente in quasi tutti i caschi sulla nuca, salvo ovviamente magari quelli da DH, ma hanno sistemi di chiusura diverse. Poi che sia ben protetto, come vi dicevo, sulla nuca e sulle tempie. Il frontalino in questo caso si muove in 3 posizioni, l'Alpinestar che usavo prima si muoveva invece un pochino più liberamente. Questo può essere un pro o un contro, nel senso che nel caso del Delta muoverlo bisogna praticamente fermarsi e poi muovere il frontalino, però una volta mosso non vi si muove più, maschera, mica maschera eccetera. Alpinestar invece sì. Adesso ci facciamo Firefox, vediamo un po' quello che ci ispira. C'è un fondo, ragazzi, che è qualcosa di incredibile oggi. Ha piovuto qualche giorno fa, però c'è stato vento e ha pulito veramente tutto. Bellissimo. Firefox o Madbike? Madbike non lo faccio da un po', però ormai si punta solo sul Firefox, un po' perché è più lungo, un po' perché anche forse più vario e completo.
non ho fatto un saltino. Veramente una delle caratteristiche che potete notare di più sui caschi Limar, ora io non so se una caratteristica si ripete per tutti, però avendo lo Stratos come casco da strada grave e il Delta come casco da enduro, vi assicuro sono leggerissimi, non è una cosa da poco, soprattutto se come il Delta sono prestati un po' per fare lunghe giornate in sella, quindi comunque per una roba pesante che si muove sulla testa non è mai piacevole. Ci siamo ragazzuoli, seconda salita e adesso ci andiamo a fare un casiraghi al volo, una bella scannata. Ecco, una cosa che vi posso dire è: quando prendete un casco assicuratevi anche di avere le spugnette di ricambio, un po' per igiene ogni tanto cambiatele e un po' anche perché dopo un po' che li utilizzate, veramente poco, basta un annetto di utilizzo, neanche 6 mesi nel mio caso perché lo utilizzo veramente tanto, le spugnette vanno a perdere un pochino di capacità di assorbimento, si appiattiscono e il casco non rimane più fisso come prima. Nella prima discesa, pur avendo piovuto i giorni scorsi, c'è un fondo che è spaziale. Un'altra botta. Guardi. Bello, casiraghi sempre. Arrivi giù che è una scannata, eh. Casiraghi, come si suol dire, è quella classica discesa che fai proprio a manetta aperta. Arrivi su, molli, pa pa pa. Bello. Quindi ragazzuoli, per concludere, vi invito ad andare sul sito Limar per vedere tutte le specifiche di tutti i caschi che ci sono. Ripeto, caschi enduro, all mountain, ne fanno 3, Delta, Pora e Tonale. Sicuramente il Delta è quello un pochino più enduristico. Il casco in questione, come vi dicevo, è il Delta, con cui io mi trovo veramente molto 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 bene. Se volete usufruire del codice sconto, mi raccomando, lo lascio qui sotto nella descrizione del video, potete entrare e acquistare col mio codice sconto per avere il 30% di sconto sui prodotti Limar, dai caschi agli occhiali alle maschere. Quindi mi raccomando, se vi piacciono i miei video, un bel like, non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao ragazzi!